Allora, come vedete, sono qui in sala d'attesa del pronto soccorso. Farò contenti un po' di gente. E sono stato aggredito prima in Calle Picelli. Avevo un appuntamento circa le 5 e mezza. Sono entrato con la bicicletta. Come sono entrato? C'erano due individui, io li ho guardati in faccia. Come sono entrato nel portico di Calle Picelli, immediatamente questi dietro mi hanno aggredito. Hanno cominciato, mi hanno colpito con un pugno in testa, la nuca in pratica. Sono finito a terra e loro hanno continuato a colpirmi con calci e pugni. Fortunatamente sono sempre riuscito a fare in modo che non mi colpissero in parte grave. Fortunatamente, ma anche per fortuna, perché anche grazie a quelli della pizzeria di vicino che hanno visto che succedeva qualcosa e li avevano notati prima, in pratica, perché avevano un atteggiamento sospetto. Francamente è una cosa molto strana perché questi due non hanno proferito parola, in pratica. E mi hanno colpito per circa un minuto e mezzo con calci e pugni. Ripeto, per fortuna adesso sono al pronto soccorso. Ho un po' di dolori, onestamente. Anche la mano, diciamo, non è perfettamente immobile. Va bene. E niente, adesso non ho proprio in questo momento idea di chi possa essere stato. Mi sembra onestamente un agguato mafioso perché questi due erano alti. Li ho visti bene in faccia. Se li vedo, li so riconoscere. E quelli della pizzeria mi hanno subito detto siamo qui, sappici dire, eccetera. E non hanno mai aperto bocca e questa è una cosa molto strana. In più, praticamente, cioè, voglio dire, sapete che sono stato aggredito più volte, ma in un certo senso erano persone che a un certo punto mi aspettavo quella reazione, insomma, voglio dire, no? Oppure comunque c'erano dei preamboli, no? Urla, offese, cose del genere. Questi qua, senza dire una parola, praticamente mi hanno colpito le spalle e c'era proprio l'intenzione di farmi molto male, perché onestamente se mi prendevo un calcio in faccia, in realtà mi hanno preso sempre di striscio, in pratica non sono mai riusciti a prendermi. Comparto Andrea, sette vite. Ecco, allora cosa dirvi? Allora, chiunque sia stato, se c'è un mandante, se c'è qualcuno che ho dato fastidio, stai tranquillo che comunque arriveremo a te con denuncia, ovviamente, e vedremo chi sei stato. E non mollerò una virgola di quello che faccio, capito? Non mollerò una virgola, proprio no. E ti è andata male perché francamente sì, onestamente un po' di dolore, sicuramente fra domani e dopodomani mi farà anche male un po' di cose, non, a parte gli occhiali non ho nulla di rotto, nulla di altro, e quindi comparato Andrea, Chioggia Azzurra, andiamo sempre avanti e questa qui non la passerete liscia, te lo dico subito, ecco. Beh, adesso sono un po' agitato, onestamente, però penso che sia giusto mandare questo messaggio a tutte le persone che in realtà mi vogliono bene, mi sostengono tutti i giorni, io ricevo manifestazioni di stima tutti i giorni e state tranquilli che Andrea Comparato continua come prima e più di prima, ok? Se ho sbroccato un po' quello che ho detto, abbiate pazienza, ma sono un po' in questo momento leggermente agitato, dai, no? Passatemi la cosa, ok? Grazie, ciao.